Presidente, nostri telespettatori, nuova puntata di Incontri. Questa sera ospite in studio Luigi Liotta, presidente del Circolo Operai di Adrano. Buonasera Luigi. Buonasera a te, buonasera ai telespettatori. Siamo qui per parlare di un anniversario importante del più glorioso sodalizio adranita. Come sapete, quest'anno il Circolo Operai celebra i suoi 150 anni dalla fondazione ed è quindi una occasione per parlare di questo storico sodalizio nel quale è passata davvero tantissima storia, non solo adranita. Ne parliamo con Luigi Liotta, perché è appunto il presidente in carica. Facciamo qualche passo indietro di qualche settimana. Il 22 gennaio è stato appunto il giorno in cui celebrate sempre il vostro circolo. Insomma, quest'anno è un anno importante. Andiamo a quel 22 gennaio, perché è stato celebrato in maniera anche molto allegra. C'era la Vabbè. fanfara dei bersaglieri e non solo. C'era anche un sindaco di un comune siciliano, il sindaco di Santa Ninfa, per un motivo molto particolare, davvero molto bello. Pensate, ecco, anticipiamo qualcosa, Luigi. Nel 1968, quando il Circolo Operai di Adrano si apprestava a celebrare il suo anniversario più importante, appunto i 100 anni, che cosa fa? Annulla le celebrazioni per donare, diciamo, i soldi che erano stati raccolti per le celebrazioni, per donarli a un comune della Valle del Belice che era stato colpito appunto dal terremoto del 68 e nei 150 anni, ecco, questo evento non è stato dimenticato, anzi è stato ricordato perché è stato invitato appunto il sindaco di Santa Ninfa. Luigi, andiamo a quel 22 gennaio di Il 22 quest'anno. gennaio, il 22 gennaio è stato l'apice dei festeggiamenti del 150esimo. Praticamente si sono aperti l'anno scorso con dei festeggiamenti che dovevano anche quelli andare in pompa magna, però non so se vi ricordate l'anno scorso, il giorno 22 di gennaio, bombe d'acqua, insomma il maltempo è imperversato in tutta la Sicilia e allora abbiamo dovuto rimandare alcune cose. Invece quest'anno è andato tutto bene, anche il tempo è stato clemente. Quindi fin dal primo pomeriggio, come dicevi tu, con i bersaglieri di Nicolosi, della fanfara dell'Etna, hanno insomma allietato e aperto questi festeggiamenti con la corona di fiori offerta al Monumento dei Caduti qui in piazza Cappuccini. E dopodiché per le vie di Adrano sono arrivati davanti al circo dove hanno fatto delle giostre. Bene, lì alla presenza di esponenti dello Stato che sono venuti, voglio ricordare il consigliere regionale Bulla, voglio ricordare altre persone che hanno partecipato, tipo tanti presidenti dei circoli operai della Di Sicilia, passare. sì, il presidente della Coresi, anche perché in questo tra parentesi il circolo adesso è riconosciuto a livello nazionale, siamo affiliati con la Coresi e quindi facciamo parte di un circuito nazionale che si occupa di moltissime cose per quanto riguarda la solidarietà in Sicilia e per quanto riguarda la solidarietà tra i soci e le persone pure non soci. Il circolo si pregia di questo, di fare anche questo. Per noi è una cosa che facciamo, come si suol dire, senza che la destra sappia quello che fa la sinistra, e allora, però per noi è motivo di orgoglio. Ritornando al 22, a parte i bersaglieri, abbiamo scoperto una targa dedicata al circolo e dedicata al barone Benedetto Guzzardi, che poi è il fondatore del nostro circolo. Ed è il Quindi primo il presidente. primo presidente è tra i fondatori del circolo e quindi bisognava ricordarlo in maniera seria. C'è stata la partecipazione di tanti esponenti politici, ma a parte quello che è stato il pezzo più importante della giornata è stato un premio, un riconoscimento ufficiale al dottor Antonio Politi, che abbiamo voluto dare in quanto illustre ricercatore nel suo campo. Conosciamo Antonio da tanti Da anni tanti anni, ormai, e proprio in quindi questi giorni c'è una notizia è che ritornato, si. esatto, ce l'aveva promesso al circolo, mi ha detto che verrà a fare una conferenza stampa per presentarci tutto quello che è stato fatto in Israele, quindi in anteprima potremo sapere, vi invito fin da adesso ad essere Certo. presenti al circolo, potremo sapere le nuove ricerche, lo sviluppo sulle ricerche per quanto riguarda i tumori della faringe e della gola. Quindi
una giornata importante. Abbiamo illustrato il calendario dei 150 anni, il calendario di riconoscimento, insomma, per tutto quello che è stato realizzato per i locali. Insomma, questo per far vedere che all'interno il circolo si muove. Sono stati 2 anni, almeno un anno e qualche cosa, molto impegnativo. Ci siamo mossi in tante direzioni, senza scordarci principalmente la solidarietà. Solidarietà che abbiamo ricordato e riconosciuto nel momento che il sindaco Lombardini, il sindaco di Santa Ninfa, che io stesso ho contattato attraverso l'amicizia di altri, del presidente di Santa Ninfa, perché lì a Santa Ninfa ci circolo per anni. Quindi il presidente di lì, attraverso Vincenzo Valastro, che si è adoperato alla ricerca, insomma, del nome e cognome di questo sindaco, lui è stato felicissimo. Prima non sapeva quello di dire, perché non conosceva la storia di questo fatto. È andata a prendere i registri, è andata a vedere dove risultavano tutte queste cose che il circolo di Adrano ha fatto per i cittadini di allora. È rimasto entusiasta. Immagino, perché anch'io conoscevo questo gesto che è davvero molto bello, sì. È fatto 50 anni fa da un circolo che annulla le sue celebrazioni più importanti, ecco, uno slancio davvero di grande generosità allora. Ma il circolo, ripeto, negli anni si è sempre occupato di tante cose che sono così, così nascoste, così serie, e che veramente, poi per quanto riguarda solidarietà, magari lì in quel foglietto Leggendo che anche nel disastro del Vajon, anche al Vajon abbiamo contribuito insomma, per qualche cosa, per tutto quello che abbiamo potuto fare nelle piccolezze. Quindi questa è stata una giornata veramente, veramente importante per il circolo. Per noi è stato un piacere organizzarla. La riuscita, a detta degli altri, è stata fantastica. Qualche cosa è andata storta, ma non voglio fare polemiche, per il resto va bene così. Vabbè, parliamo delle cose diritte allora, di quello che è andato. Allora, diciamo, e poi tra l'altro il sindaco di Santa Ninfa vi ha consegnato, una targa di ringraziamento per quello che era accaduto 50 anni fa. È il rinnovo di un'amicizia che ci ha invitati. Ah, sì, andrete lì adesso? Sì, ci ha invitati ad essere suoi ospiti lì in un giorno che dovremmo ancora scegliere. Gentilissimo, è stato colpito da questo fatto, quindi non lo dimenticherà mai. Certo. Queste sono state le sue parole che ci hanno commosso. Importante. Va bene, Luigi, parliamo un po' della... Ho detto prima che tantissima storia, insomma, è passata dal circolo operai, e già la sede stessa, il circolo stesso, i locali sono intrisi di grande storia. Basta entrare nel grande salone centrale per vedere, ecco, per toccare quasi la storia. Poi se alziamo gli occhi al soffitto vediamo grandi personaggi storici italiani. Vogliamo ricordare, allora alziamo gli occhi, guardiamo il soffitto, perché c'è una storia dietro tutto anche questo. Anche quello è un discorso un po' particolare, perché nel 1922 al pittore adranita Angelo Nanaia il circolo commissionò quattro effigi, quattro ritratti che dovevano andare nei posti sul tetto, insomma, a manifestare quello che il circolo voleva rappresentare. Ebbene, anche lì, adesso nel circolo, entrando adesso nella sala, si vedono Mazzini, si vede Garibaldi, si vede Vittorio Emanuele e Cavour. Bene, queste qua non erano le immagini originali che erano state commissariate al pittore. Due di queste immagini sono state coperte. E perché? Perché due immagini precedenti in realtà erano quelle di Giordano Bruno e di Mario Rapisardi. Questi due con dei riferimenti chiari, non politici, ma di altro genere. Insomma, si è sempre saputo, qualcuno ne ha sempre parlato in maniera così aleatoria, se è vero, se non è vero, se il circolo rappresentasse una loggia massonica, se non era così, insomma, se esistevano questi agganci. Beh, il circolo devo essere sincero, qualche riferimento ce l'ha, perché alzando gli occhi verso la volta del circolo
si vedono qualche... I simboli della massoneria. È chiaro, insomma, sì. qualche riferimento c'è. C'è squadra compasso, dall'altro lato c'è il martello, e poi le due mani che tengono, adesso sono state quasi coperte dal lambadario, che dalla catena. Insomma, le due mani che si stringono, che si salutano, ecco, chiamiamole così, tipiche, insomma, del saluto massonico. Sono cose che ormai sono distanti. Insomma, questi due personaggi furono censurati. Sono stati coperti. Ma pensi, il circolo è stato chiuso da Benito Mussolini, che l'ha fatto diventare circolo ricreativo Arnaldo Mussolini, quindi dopo lavoro, chiamandolo con questa dicitura. Beh, i soci anche lì si sono rimboccati le maniche, hanno aspettato il fine preciso, quando è finita la guerra, dal giorno dopo si sono riuniti riappropriandosi di quello che era loro. All'origine è stato tolto il nome che esisteva, perché il circo si chiamava il Circo degli Operai Onesti, aveva quest'altra dicitura. Adesso il Circo degli Operai, non perché non siamo più onesti, ma perché non bisognava metterlo per riguardo e rispetto per gli altri, quindi certo, uno deve essere onesto al di là della definizione del circolo, che deve manifestare la propria onestà con gli atteggiamenti e non per definizione. Ma vedi, io in mano lo statuto del circolo, magari volevo fartene omaggio per questo. In questo statuto ci sono le leggi che il circolo si è dato, non in contrapposizione con le leggi del codice civile, delle cose che sono state il principio e praticamente saranno il continuo del circolo, perché con queste regole il circolo è da 150 anni che esiste. Esatto. E non ha mai avuto... Ed è stato sempre così, nessun articolo è stato cambiato e non si può cambiare. Cambiarlo è difficilissimo, perché ci vogliono, per regolamento e per statuto, ci vogliono la metà dei soci più uno per decidere di cambiare qualche norma. E quindi non c'è stata mai l'esigenza di cambiare qualcosa? No, praticamente 150 anni fa hanno perfettamente capito come poter far durare un circolo, che non è una cosa normale. 150 anni fa hanno fatto delle cose straordinarie, secondo me, anticipando, perché sicuramente antecedente al codice civile, alla Repubblica. Beh, 150 anni, certo. Parliamo del 1868. Se uno statuto non viene cambiato, vuol dire che viene accettato qualcosa di buono. Se pensiamo che ogni 5 anni viene cambiata la legge elettorale in Italia, significa che qualcosa... Adesso forse anche prima adesso, ma come? Va bene. Ecco, a proposito di articoli di statuto, lì c'è scritto cosa bisogna fare per entrare al circolo operai e chi soprattutto può entrare. Sì. Lo ricordiamo chi può entrare, chi sono può essere requisiti, socio? Sono dei requisiti semplici, ma principalmente si riferiscono agli operai e ai professionisti. C'è artigiani, commercianti, sì, queste forse categorie. Facciamo prima a dire chi non può. Ma praticamente io adesso mi trovo, direi, impreparato, so una storia, ma non so se è quella sicura, quindi non la dico. Quelli che sono esclusi dal poter farsi soci al circolo sono i braccianti agricoli. Adesso il motivo preciso non lo so. Però non c'è scritto. Non c'è scritto, non ne parla di non c'è scritto possibilità. Solo chi ci può sono essere. Chi può aderire e chi può essere operai, iscritto. Operai, artigiani e professionisti. E professionisti, questi. Sì. Nei primi soci fondatori c'erano anche due guardie, quindi una guardia forestale e un'altra guardia. Quindi anche le forze dell'ordine, chiaramente, visto che... loro ne hanno fatto parte nella fase originale, nella fase principale, sono quelli che possono iscrivere, pur non essendo messi negli articoli. Questo è. Allora, per diventare socio, perché c'è un meccanismo un po' particolare, la storia delle palline, giusto? Raccontiamo un po' questa... Io mi pregio di questo, si era abbandonata... questa prassi, sì. per me invece era importantissima, tant'è vero che da 4 anni che io sono presidente del circolo, qualsiasi votazione che faccia riferimento a persone
viene fatta con le palle, così come si soleva dire. Sì. Le palle, il circolo ha le palle bianche e le palle nere. Ecco, uno, lo spieghiamo il meccanismo come avviene? Il meccanismo è semplice. Allora, intanto uno presenta la domanda. Presenta la domanda. Dopodiché a questa domanda viene vagliata dalla Presidenza innanzitutto, che riconosce, questa è un'altra cosa principale, riconosce insomma, quello che ha presentato la domanda al futuro socio, dei principi di assoluta serietà, assoluta nitidezza per quanto riguarda il comportamento, per quanto riguarda il quindi il presidente che, è il primo, sì, primo è che fa la prima, diciamo, selezione, sì, questo è quello perché che già fa. Il presidente potrebbe dire non va bene, sì. Ti escludo, quindi è successo, prima che si non arriva neanche non arriva neanche in assemblea, ma è chiaro, una funzione importantissima, anche perché se no in assemblea arrivano domande di tutti i generi, certo. E non sai quello che può succedere. Invece questo è quello che riguarda la Presidenza. La Presidenza. Questo significa che il Presidente conosce la persona. Già, sì, deve conoscere la persona. Se non la conosce è tenuto ad informarsi, a sapere con chi ha a che fare. Non posso, io per dire nel mio caso... È chiaro, non posso presentare delle persone impresentabili in assemblea, certo. Che se non ne faccio capo, ne faccio testo io, capo io. Poi c'è sempre un socio che presenta il candidato, non c'è mai una candidatura senza un socio già del circolo, quindi viene bypassata da quest'altro socio ed è il primissimo, però può essere un amico che non sa quello che va a scoprire. Dopodiché si va in assemblea. In assemblea si ha la possibilità, si vagliano uno ad uno i candidati. Ad uno nel vagliare i candidati si ha la possibilità, tutti i soci effettivi hanno la possibilità di votare. O con la palla bianca, quindi significa io sono d'accordo all'ingresso di questo socio, o con la palla nera, è chiaramente quella contraria. Se si ha un rapporto tra le palle bianche e le palle nere, praticamente ogni palla nera equivale a due palle bianche, quindi i contrari, diciamo, hanno questa possibilità, pur non raggiungendo la maggioranza di essere contrari, a non far entrare un socio, perché riconoscono dei particolari, insomma, esatto, che non per vanno bene, per motivi diverse. Possono essere, l'importante è che non siano motivi personali. Certo. Questo è accaduto che soci non sono stati volte, accettati. Diverse volte anche arrivando in assemblea non sono stati accettati. È praticamente, come dire, una sconfitta da parte per il Presidente in quel caso, perché sì, certo. Lui ha vagliato le persone e ritenendole idonee, chiamiamole così, all'ingresso, magari poi l'assemblea decide di no, è come quando insomma il governo non ha più la maggioranza in queste cose, certo, mentre lì diventa più facile perché 10 palle nere, 20 palle bianche, il socio non viene accettato, questo come statuto, sì, come statuto. E quindi questa pratica era stata tolta sino a... Questa pratica perché c'è stato un periodo che non si sono fatti non si sono aperte le iscrizioni. C'è stato un periodo dove erano bloccate. Il periodo invece sì, c'è stato perché questo bloccato. Perché c'era un numero erano numerosi, sì, erano troppo numerosi i soci e i locali quelli sono, quindi certo. Per dare la possibilità quindi ci sono dei periodi in cui si decide non di facciamo chiudere. Iscrizioni sì, ma, perché sì per ovvi motivi di spazio, per motivi di spazio. E poi perché c'erano state delle iscrizioni a uno e a due alla volta, per esempio persone conosciutissime, persone che in assemblea poi si aveva la possibilità che i soci dicevano accogliamoli con un applauso, quindi la totalità insomma dei soci accoglieva questi insomma sono andati avanti. Quindi tu hai ripristinato questa pratica. Sì, perché io palle, ho sempre avuto questo, io sono cresciuto a pane e circolo perché mio padre era al circolo, mio nonno era al circolo, quindi si parlava da bambini e sentivi parlare del circolo, di tutto quello che succedeva. Questa delle palle per me è una cosa bellissima. Sì, era una cosa di cui si parlava sempre, si è parlato sempre, anch'io da piccolo ricordo le palle si sentiva del circolo operai. Ma è importantissimo, si una cosa meravigliosa, perché è praticamente una visione della libertà assoluta, cioè dire il voto nascosto nasce da questi simboli probabilmente, sì. I voti che adesso si richiedono o all'ARS o in altri posti, nasce da questo.
La libertà nessuno potrà mai sapere per chi hai votato e per chi no, perché tanto le due palle vengono messe in due sacche diverse. Quindi con le mani chiuse. Ah, quindi tu non sai quale palla nessuno sa certo. quello segreto, che hai votato. Quindi... È in maniera veramente, veramente bella. Ecco, perché sì. la prima cosa che ho ripristinato è stata quella. Ecco. Quanti soci ci sono oggi al circolo? Adesso siamo circa 530-540. Sì. Però non tutti frequentanti, diciamo. No, ci sono centinaia addirittura che sono fuori. Quindi fuori sede, i fuori sede che hanno delle loro agevolazioni, però sono fuori, non sono... Sì. Insomma, sì, il Circolo Operai fa parte della storia di Adano anche per le sue, fra virgolette, stranezze, chiamiamole così, perché sì. Ecco, tutto quello che diceva, le palle, diciamo, il fatto, le iscrizioni che vengono bloccate in un certo periodo, tutto questo va a garanzia della struttura, del sodalizio. Il fatto che il circolo duri da 150 anni e forse grazie anche a queste sue fra virgolette sì. Stranezze, chiamiamole così, non mi viene un altro termine. No, sono diciamo, delle regole. Delle dai, regole, sono, regole, delle diciamo, regole sono ferre comunque. Ferre, chiamiamole sono così. Ferre. Non voglio dire stranezze, non nel senso dispregiativo, ma a tutela appunto della sua sì. Struttura. Perché è davvero un orgoglio appartenere al Circolo Operai e tante persone si iscrivono anche se poi frequentano poco, però già il fatto di dire io sono un socio del Circolo Operai è già un orgoglio. Addirittura ci sono tante persone che sono fuori, però possono continuano, dire io sì. sono un socio sì, del Circolo Operai. Assolutamente, abbiamo soci che sono fuori, sono in Europa, qualcuno è anche in America, ancora continua a mandare... Continuo a mandare sistematicamente il mensile, abbiamo spedito il calendario con la penna, con la spilletta. Sì, ai soci, certo. Sì, a tutti i soci, questo era garantito. E felicissimi, hanno manifestato su Facebook, nel nostro sito, la loro, il fatto di essere stati ricordati sì. e non avere solo il pensiero di, poi ogni tanto magari qualcuno via, qualcuno dall'Australia ancora, fanno parte delle famiglie che sono emigrati, nel 23-24, ebbene il padre che era socio, emigrato, ha mandato la domanda di iscrizione per il figlio, quindi una cosa bellissima, bellissima. Davvero, è molto bello. Il circolo bello. Si è senso... mosso da sempre, da sempre. Sì. È stato precursore dei tempi, da sempre in qualsiasi il caso. Senso di appartenenza, da quel senso di identità, di appartenenza ad una struttura e quindi anche alla identità, a identificarsi in una struttura facendo che parte fa parte della nostra città. Ma d'altronde il circolo, pur non avendo mai fatto politica, ha sempre avuto voci in capitolo nella politica, magari negli ultimi tempi ci siamo distaccati ancora di più dalla politica, ma pensa, il circolo ha fatto rimostranze per quanto riguardava la legge del divorzio. Al Parlamento di Roma, spedendo le lettere. Abbiamo spedito delle lettere dove dicevamo che non eravamo d'accordo, sono tutte quante registrate sì. alla cancelleria dello Stato. Ha preso posizione su... Sì, assolutamente sì, sul divorzio e come si sull'aborto. Si diceva contro il divorzio. Si esprimeva contro, sì. Ma poi attraverso degli uomini che sono stati presidenti del circolo ed esponenti della politica adranita, basta ricordare insomma o Michelangelo Inzerilli fra tutti diciamo, oppure Fallica, anche lui chiaramente esponente politico, però all'interno del comune con queste persone il circolo ha sempre ma mai fatto parte, ha delle rimostranze che voleva insomma si sapessero e sono state tutte quante sì, sì. portate a termine, così come delle cose importanti che ha fatto. Infatti il circolo è arrivato prima dello Stato. Io sono orgoglioso di certe sì, cose. Sì. Il circolo ha fatto la cassa mutua per i soci dello Stato. Che vuol dire? Vuol dire che teneva a registro due medici che pagava regolarmente perché abbiamo i bollettini di pagamento. Questi erano i tempi che il circolo aveva la banca. Forse tu non lo sai, ma il circolo operai era, sì, aveva la banca, sentito, insomma, sì. la banca personale, chiamiamola sì. così. Teneva i medici perché curava le persone che non avevano la possibilità di andare dal medico, ha tenuto dei professori sempre al registro che facevano il dopo scuola ai figli dei soci
che non avevano la possibilità di, sì, sì. Di andare avanti. Stiamo parlando degli anni... Stiamo parlando degli anni 30, anni 40, sì. fino al dopoguerra tranquillamente. Quindi delle cose che dopo sono arrivate con Mussolini che insomma ha realizzato tutte queste cose che sappiamo. Ma il circolo si pregia di averle fatte prima, senza chiedere Mussolini mai che però chiuse il... Mussolini lo chiuse, ma non perché avevamo fatto chiaramente queste cose, lo chiuse perché aveva... le notizie che gli arrivavano dal Podestà non erano quelle. Vabbè, tutto passò sotto il fascismo, ovviamente. Doveva essere controllato. Il circolo era incontrollabile da quel punto di vista. Da quel punto di vista era incontrollabile perché aveva una sua idea, una sua identità precisa. I soci non avevano paura di manifestare la loro espressione politica al di fuori sempre del circolo. Che il circolo è apolitico, acattolico. Sì. Quindi aveva dei principi. Ecco, tutto, ripeto, è orientato al fatto che dovesse durare nel tempo. Nel tempo, infatti. L'idea originale è quella. Se tu non hai possibilità di scontri, che sono quelli importanti, che poi sono quelli politici o per quanto riguarda la religione o per quanto riguarda delle scelte, lì dentro si fanno altre cose, sì, sì. Ci si occupa di tutt'altre cose. Il circolo è autorevole, si sapeva di esserlo, sì, sì. E quindi ogni tanto prendeva posizione. C'è il referendum contro il divorzio, sì, sì. E diceva la sua. Diceva la sua. Questo diciamo, dimostra vitalità e anche appunto autorevolezza. Il circolo gode di buona salute anche oggi, voglio dire, quindi da questo punto di vista, sì, sì. L'aspetto economico non ci sono mai stati problemi. Il circolo è titolare della casa, infatti, è padrone, sì, della casa che ha. Le spese sono quelle che di gestione, insomma, normale. Non ci sono problemi di iscrizione, anzi. No, assolutamente. No, ci sono sempre le richieste, ma anche lì bisogna attenersi a delle, insomma, delle norme non scritte. Però, certo. Sì, abbiamo detto che uno si sente orgoglioso di appartenere appunto al circolo operaio. Immagino per un presidente che l'orgoglio sia raddoppiato, giusto? Tu che sei presidente già da qualche anno, quando scade il tuo mandato? Adesso a dicembre ci sono le nuove elezioni. Le nuove elezioni. Sì, quindi diciamo tu stai vivendo questo periodo con grande... Sono 4 anni, sono stato lusingato dalla scelta del presidente... insomma, perché poi è il presidente che delega e ricerca il suo successore, diciamo. Quindi io sono rimasto colpito perché non me l'aspettavo, ad essere sincero. E poi sono stato grato per questa scelta perché per la mia famiglia è stato un motivo di orgoglio appartenere al circolo, come dicevi tu. A maggior ragione dirigerlo e avere delle idee. Io credo di aver... chiuso con quest'anno un ciclo che era importante per quanto riguardava la realizzazione dei festeggiamenti del circolo, oltre ad aver incentivato delle cose all'interno, abbiamo realizzato così tante cose, abbiamo realizzato perché chiaramente si fa il tutto con la collaborazione della Presidenza che è stata importantissima. Certo, l'ufficio di presidenza è composto anche da... Sì, sono 11 elementi che si muovono attorno al presidente, quindi sono stato coadiuvato in maniera strepitosa da alcuni di loro, in maniera più chiara per quanto riguarda delle cose che dovevamo ottenere, tipo l'iscrizione alla Coresi, che insomma abbiamo avuto il riconoscimento da parte dell'assessore alla regione per quanto riguarda il nostro circolo. Era importante, ripeto, era importante avere forse questo presidente in questo periodo. Tanti me lo riconoscono, io sono felice che me lo dicono, non, chiaramente vantarsi da soli, certo. non è il caso. Certo, sembra meglio che lo dicano gli altri. Lo dicano gli altri, quindi... Luigi, il circolo non prevede figure femminili, giusto? Non ci sono... c'è scritto se sono debonese, mi pare... No, anche questo io dico una cosa, e ne abbiamo discusso, non voglio essere sincero. Il circolo parla di figli di soci. Esatto. Figli. Quindi parliamo... Al maschile, sì. A bel passo, la...
l'amica Graziella Manitta, addirittura ha fatto il sindaco di Belpasso. Perché? In maniera semplice, suo padre era socio del circolo operaio di Belpasso, in maniera semplice ha presentato la domanda al circolo. Presentando la domanda al circolo, la presidenza e il presidente hanno dovuto vagliare quella domanda di ammissione o meno. Certo. E siccome lo statuto è 19 soldi con una lira, come si diceva una volta, si sono trovati nella impossibilità di rispondergli perché. Perché la consuetudine era diventata legge. Dice, non si sono mai avute perché non ci sono le... Sì. Ma chiaramente facciamo riferimento a un periodo che parla del, insomma, di prima la guerra. 1868 le donne non avevano l'aspirazione di diventare soci al circolo. Adesso con la rivoluzione femminile, con, insomma, con tutto quello che è stato ottenuto, ma è chiaro che qualsiasi norma va contro le leggi attuali, quindi restrittive. Ma qualche donna ha presentato richiesta? Ancora no. Io non ti nascondo che sarei felicissimo di essere il primo presidente a scrivere una donna. Ci sono stati dei movimenti all'interno del circolo perché le mogli dei soci sono anche loro socie, senza essere iscritte, ma sono socie. Quindi hanno la possibilità di, così come è stato fatto in qualche domenica, di venire al circolo, far parte della serata, organizzarsi delle cose per conto loro, per quanto gli spazi ci permettono. Quindi sarebbe... Io non nascondo che il prossimo futuro possa anche dare questa possibilità alle ragazze, insomma, alle signore. Sarebbe una rivoluzione, non è che... Però... Ma sarebbe anche tempo, perché nello statuto non c'è scritto donne, no. No. Come quando parlavamo prima degli soci, delle figure professionali. Sì, lo statuto però... dice... Sì, beh, sì, così Le cose che si possono fare le dice, sì. Però le cose che vengono escluse non ne parla. Quindi, sono delle indicazioni. Però a proposito di donne al circolo, ho notato che nella struttura che credo tu hai fatto per organizzare appunto i 150 anni hai inserito qualche donna, anche, giusto? Anche all'inizio di questa organizzazione c'era Antonella Carini, che è una carissima amica e che ha dimostrato di voler bene al circolo, parlo della moglie di Nicola, quindi anche lui socio del circolo, allora ha dimostrato questo interesse nell'organizzazione. Dopo devo dire questo tipo di commissione si è un pochino smarrita, perché i tempi erano diversi da quelli che loro pensavano, perché avevano insomma magari qualcosa da aggiustare prima di venire a far parte di questa commissione. Allora la commissione è andata persa. Abbiamo dovuto decidere. Allora, noi. Vediamo, stiamo in attesa. Se qualche donna presenterà. Ma se questo accade, sarà un giorno. Sarà, che, come hai detto tu, sicuramente da testimoniare, quindi lo registriamo in maniera. Tu hai detto lasciare... che sarà una rivoluzione, un atto rivoluzionario per il circolo. Una donna che si iscrive al circolo per non è mai accaduto nel tempo, in 150 anni. No. Chissà. Se accadrà noi ne parleremo sicuramente, ce lo fai sapere con piacere, se accadrà adesso con piacere. Ecco, una cosa però, presentare la domanda, poi bisogna vedere se viene accettata. Ma io credo che sarà una cosa seria e da far discutere a persone sicuramente di legge, che dovranno occuparsi di una materia che non è prevista dallo statuto. Se la fanno adesso, trovano il presidente sicuramente a favore, in maniera scontata, io dico sicuro, per quanto mi riguarda sarei il primo ad avallare. Però devi prima valutare la persona. Dovrei avere delle cose certe, anche perché, ripeto, diventare soci del circolo significa diventare soci e proprietari di una struttura, certo. E quindi è una cosa seria, perché anche il fatto economico poi alla fine diventa serio. Facciamo una cosa così, allora si potrebbe, ma per quanto riguarda questo diventa serio. Ripeto, io avallerei queste domande dopo aver avuto la certezza che la legge, insomma, parli a favore. Quindi qualcuno che tu dici valuti per bene lo statuto? Sì, sicuramente conoscitori delle leggi attuali, che non sono, non c'erano, intanto non c'erano le leggi
quando hanno fatto questo statuto, perché c'erano delle leggi che facevano parte delle due Sicilie, sì. Insomma, avevamo, lo Stato era diviso in quei tempi, allora tutto è nato dopo. Vediamo. Non so dirti. Vabbè, siamo qui in attesa di questa richiesta femminile al Circolo Operai. Senti, Luigi, siamo un po' quasi alla fine. C'è qualcosa in particolare che vorresti ricordare? C'è qualche aneddoto oppure qualche episodio legato al circolo che ti piacerebbe diffondere? Qualche episodio in maniera particolare. Qualche episodio devo andare indietro quando ero bambino io e ricordare le cose, una cosa che era bellissima di quei tempi, cosa parlo degli anni 70, dell'inizio anni 80. Il circolo era fra quelli che arrivando il periodo di carnevale organizzava le feste. Sì. Ebbene, adesso i tempi sono cambiati, è chiaro, i ragazzi non hanno più la necessità di aspettare il carnevale per andare circolo, a ballare, certo. o tutte le settimane hanno le loro serate in discoteca. Io ricordo quello che si viveva nelle case, perché parto dalla mia, da quella di mio zio, insomma dei familiari. Ebbene, si aspettava il carnevale con quell'ansia di arrivare al carnevale, con i preparativi. Io ricordo dei vestiti, degli abiti, lo smoking, l'eleganza e la raffinatezza che c'era al circolo. E tutto dietro un'organizzazione che è arrivata a portare delle star musicali al circolo, bene, insomma, ha iniziato da Nini Rosso, voglio dire, così tante artisti che non sto qui a ricordarli, ma il prima era il bello, il prima tu vedevi i preparativi, allora nelle case si aveva la sensazione, chi chiedeva ma come se lo sta facendo l'abito, l'altra vicina, insomma l'amica che poi si vedeva. Il circolo rappresentava il massimo per quanto riguardava questo tipo di organizzazione. Si arrivava ad avere anche 200 persone nella saletta. Io ricordo un episodio che è indimenticabile per tutti i soci. Il circolo, i muri, lacrimavano, scendeva, perché lì dentro si... No, ma questo è vero, anche io ricordo che era quasi impossibile incredibile entrare. Non so come facevano a ballare. Montato sopra la carambola, cioè si spostava la carambola. Che poi tutto si faceva tanto che ballare, perché c'erano tante persone. Si ballava così relativamente, esatto. Poi si aspettava quando tutti... Ma si aspettava perché le serate finivano alle 4, alle 5 dell'indomani, e poi c'era il seguito perché si andava... a mangiare la ricotta fresca, oppure in qualche casa sicuramente c'era il sugo pronto per fare la spaghettata. Quindi c'era il dopo ballo poi. Sì, il dopo ballo, quindi questa è una delle cose che mi è rimasta impressa, insomma, da bambino e che amo ricordare del circolo. Infatti vedete, come dicevo prima, che davvero tanta storia è passata, continua a passare nel Circolo Operai. Ecco, siamo partiti appunto dal 1860, l'anno della fondazione, i gesti di solidarietà, Santa Ninfa, il Vaillon. E abbiamo raccontato anche come le persone possono iscriversi o come possono essere anche esclusi. Ok, Luigi, siamo il Circolo Operai perché, ecco, vorrei parlare di una cosa che riguarda un po' più la tua professione, il tuo lavoro. Ricordo in estate che l'antico forno dei Basoni che tu gestisci con la tua famiglia ha ricevuto un importante riconoscimento a livello regionale. Non solo l'antico forno, ma anche altre sì, parli dell'IM, luoghi di identità della memoria. Siamo stati riconosciuti maestri del gusto, quindi per noi grande soddisfazione. Assieme a delle altre cose che sono più grandi di noi sicuramente, la chiesa e la grotta di San Nicolò Politi, quella della Spicurgio, la battaglia di Adranon ed infine Giovanni Petronio Russo. Quindi queste attività o questi personaggi storici hanno avuto questo riconoscimento da parte della regione. Bene, io a parte la regione, l'assessore regionale, devo ringraziare principalmente due persone che sono state gli artefici di questo riconoscimento, devo essere sincero. Parlo dell'assessore, non più adesso, Antonio Di Marzo, e della dottoressa Gullotta, bene, che hanno preso in mano questa
questa faccenda, esatto, così che hanno portato avanti la pratica, esatto, per riconoscimenti che poi sono stati consegnati, sì, in estate in piazza, durante, sì, dal sindaco di Adrano a noi, perché eravamo chiaramente, sì, gli unici presenti materialmente per queste cose, ma mettendo in risalto delle porzioni di Adrano importantissime che magari prima non erano conosciute, ma attraverso il LIM adesso sono andati in giro su internet, certo, adesso veicolano meglio. Vabbè, Luigi, visto che abbiamo toccato questo, ecco, si parla moltissimo del fatto che voi avete ripreso diciamo questa vostra antica tradizione, attività, ecco una domanda che curiosa, ecco, ma esiste davvero questa famosa ricetta esiste segreta? Veramente. Devo dirti solo una cosa che sembrerà strano, ma è così. Uh-huh. È una ricetta che non è mai stata scritta. Per non questa è mai resiste. Stata scritta. E in quanti sono a conoscenza? Adesso siamo in due, io e mio fratello. Ah, quindi, sì. Adesso siamo in due. La ricetta praticamente è tramandata dagli zii, dici perché? Sì. Non è tramandata dai papà, certo, sì, o è sempre lo zio che la passa al nipote, non chiedermi il perché, ma è così. Io quindi non la tu potrò, e tuo fratello io basta? Figlio, io a mio figlio non la potrò dare, la dovrò dare a mio nipote. Ah. Quindi è una delle curiosità che non tutti sanno, ma perché ma è stabilito così? Perché così è stato fatto e così ci hanno detto di fare. Ok, e così faremo, da zio a nipote allora. Sì, non c'è. Il figlio non è mai stato possessore della ricetta del padre, mai. Che quindi tu sai a memoria, ovviamente. È chiaro, è chiaro. Non esiste un foglio di carta scritta. Certo, perché se siamo colti tutti e due da amnesia totale, io e mio fratello, si saranno persi i biscotti dei Basoni in maniera irriparabile. Ah, quindi, esatto, perché quindi non rischiate mai di scriverlo, perché se... No. Un messaggino su WhatsApp significa. No, va bene. Va bene, visto che c'era qualcosa di curioso da sapere. Sapevo c'è, che c'era. L'antico forno dei Basoni, qualche altra cosa nascosta ce l'ha. Ah, sì? Le ricette sono quasi tutte uniche. Va bene. Uniche e originali, pur essendo le paste di mandorla famose in tutto il mondo, ma perché. Però c'è una sua particolarità. Nostra, sì. Va bene. Allora, chiudiamo così con questa altra notizia che abbiamo dato, cioè sapevo dell'esistenza della ricetta segreta, chiamiamola così, non sapevo che si doveva, sì, tramandare da zio a nipote. Sì, così è. Zio, nipote maschio? No, non è specificato. Non è specificato. Va bene. La voglia, devono avere la voglia di farlo, quindi. Va bene. Allora, grazie Luigi. Grazie a te, Salvo. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buonasera.